Davvero una bella giornata, quella trascorsa in montagna il 10 giugno. L'idea di seguire il lungo itinerario, solitamente percorso dal nostro protettore San Franco nei lontanissimi giorni della sua mistica vita, ha risvegliato in tutti gli assergesi un forte spirito di avventura. In molti, infatti, hanno affrontato la lunga passeggiata rispondendo all'inaspettato appello degli organizzatori con determinazione e tanta voglia di divertimento. Grazie anche alle ottime condizioni meteorologiche, non appena sono scoccate le 7:30, tutti bene attrezzati e pronti ad affrontare la salita, si sono radunati in gruppi. Finalmente l'avventura ha avuto inizio. Meta degli esploratori? La grotta scavata nella roccia che serviva da rifugio notturno al santo eremita durante i mesi del suo pellegrinaggio sulle nostre montagne. Il tragitto, molto facile e piacevole all'inizio, più faticoso e duro nel tratto finale, è stato percorso da tutti i partecipanti con un evidente desiderio di raggiungere la grotta. Il sentiero, serpeggiante ed immerso nel verde, inoltrato nella macchia grande sul Monte Portella, ha inoltre permesso a tutti di entrare direttamente in contatto con la vegetazione mediterranea dei nostri monti e di respirare un'aria ancora incontaminata e pura. Dopo circa 2 ore di cammino, stanchi ed affamati, molti partecipanti hanno raggiunto la meta prefissata. Purtroppo però non tutti hanno avuto la possibilità di visitare la grotta, data la difficoltà dell'ultimo tratto del percorso che si inerpicava su di un costone semiroccioso. Thank you.